Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sì. Allora, per capire bene questa cosa che voglio dirvi, ho bisogno di tre volontari, tre ragazzi. Vieni, Franci, vieni, bravissimo. Perché oggi volevo parlarvi di 2P, no, bastano tre, di 2P. Perdono e preghiera, che sono i due pilastri di questa nostra Quaresima. Il perdono, perdonare le offese, l'abbiamo messo anche qui, vedete, sotto all'altare, questo quadrettino qui, ecco, ci ricorda il nostro cammino che stiamo facendo di catechismo con gli adulti e con i giovani. Abbiamo detto, cominciamo a parlare delle opere di misericordia. E tra queste opere c'è perdonare le offese. Allora, mettiamoci qui, vieni qui così, bravo, 1, 2, 3, benissimo. Allora cominciamo, quello mettiti di qua così, mettiti al centro tu, così insomma un po' più simmetrico, se no esiste ancora maschi e femmine, no? Bene, allora attenzione, adesso facciamo un gioco. Lei dà una sberla a lui. Vabbè. Lui cosa fa? Dà una sberla a lei. E lei come scout se la prende e sta zitta. Allora, cosa succede? Sediamoci pure, perché la cosa è un po' lunga. Sedetevi pure. Allora, chi sono state le persone offese qui dentro? 1 e 2, giusto? Benissimo. Facciamo finta che il nostro amico Francesco, che adesso si alza in piedi, il nostro amico Francesco è un bravissimo ebreo, di quelli proprio che seguono tutte le leggi dell'ebraismo. È come Gesù, che è nato anche lui ebreo, no? E sapeva. Cosa succede? Gli ebrei cosa fanno? Una volta all'anno, all'inizio dell'anno, chiedono perdono. Allora il nostro Francesco viene qui, dammi la manina, così mi segui, se no, viene qui così in sinagoga, viene qui davanti a Dio e dice: Signore, perdonami. Bravissimo. Solo che c'è un piccolo problema. Essendo lui ebreo, il giorno dello Yom Kippur, giorno del perdono, ecco cosa dice la legge degli ebrei. Caro il mio Francesco, io Dio non ti posso perdonare se prima non ti perdona quella che tu hai offeso. Prima vai a chiedere perdono a lei. Se lei ti perdona, io ti perdono. Lasciamolo pure acceso quel microfono, così non... Bravissimo. Allora, cosa succede? Francesco, per avere il perdono da Dio, va dalla sua amica, per modo di dire, che ha offeso, gli dice: mi perdoni? Mi perdoni? E lei può scegliere due cose, o sì o no. Lei gli dice no. Lui torna qui: Signore, perdonami. Ti ha perdonato? No. E allora mi spiace, non ti perdono. Rimetti a noi i nostri debiti come
Francesco chiede: mi perdoni, Signore? E gli dico: tu hai perdonato a lei che ti ha dato una sberla? Hai perdonato? Sì. Sì, allora io ti perdono. Tu non gli hai perdonato? Ce l'hai ancora su con lei? Sì, e allora non ti posso perdonare. Capite la differenza? Il perdono di Dio per gli ebrei è misurato da quello che è stato offeso. Il perdono di Dio per i cristiani è misurato da quello che tu perdoni agli altri. Ci siamo? Bravissimi. Allora potete andare al posto. E quindi questa è già... E quindi questa è già una prima cosa, eh? Il perdono è misurato dal mio cuore. Se io perdono agli altri, Dio mi perdona. Se non perdono agli altri, non mi perdona. Perché il mio cuore è piccolo, non ci sta dentro il perdono di Dio. Allora capite che perdonare le offese non è un bel sentimento, ma è un'opera di misericordia. Non è che quando io dico a qualcuno che viene anche a confessarsi, ma sì, ma dai perdoni, io non posso perdonare, non posso dimenticare. Bravo, c'hai ragione. Perdonare non vuol dire dimenticare, vuol dire fare un cammino. Che cos'è il cammino? È un passo dopo l'altro. Allora, un passo dopo l'altro, cominciamo col primo. La prima cosa, e su questo dobbiamo impegnarci tutti, è questa quaresima, dobbiamo perdonare, eh? Camminiamo. La prima cosa, il perdono non vuol dire dimenticare quello che è successo. Perché non si può. Se no non c'è perdono. Io, come primo passo, devo ricordarmi, sentire vivo, forte, tutto il male che ho ricevuto, le 5 dita in faccia della sberla che mi hanno dato. Le devo sentire, devo ricordarle, non devo dimenticarle. Però, secondo passo qual è? Provate un po' a pensare, di solito in casa, quando succede qualcosa così, facciamo un po' così, eh? Almeno io in casa mia facevo così. Secondo passo, io con quello lì non ci parlo più. E quindi mi distacco. Mi distacco anche perché per forza non posso tutte le volte girare il coltello nella piaga. Pensate alla suocera, ai parenti, eccetera. No, va bene tutto, ma con quelli basta. Mi hanno fatto del male e io dico basta, chiuso, finito. E quindi ci vuole un tempo, un passo, per dire basta. Costruire anche un piccolo muro. Terzo cammino però, terzo passo. Però adesso che sono tranquillo, non vengono più a darmi fastidio, sono tranquillo, sono chiuso nel mio dolore, nella mia sofferenza, comincio un po' a pensare, sì però, magari guardando bene le cose da lontano, forse, e ecco, comincio a dire, sì, va bene, c'è stato questo coso qui, mi hanno distrutto un po' della vita, sono stato, sì però adesso basta, non possono continuare a rovinarmi la vita. E allora, basta. Perché quando vedo quello lì devo girarmi dall'altra parte per non salutarlo? Ma che s'arrangi, lo saluto lo stesso, cosa mi interessa? Perché devo pensare che se devo passare di lì giro da un'altra parte o che se mi telefona gli do... Allora vuol dire che io sono legato a questa cosa qui, non sono libero. Mi hanno fatto del male, il male c'è, il male è stato fatto.
Mi sono allontanato perché è giusto che mi allontani. Ho capito che, insomma, va bene tutto, però adesso basta. Non posso stare chiuso nel mio rancore. E se no do valore al male che mi hanno fatto. Basta, finito. E quindi perdono. Non dimentico. Perdonare non vuol dire dimenticare. Vuol dire dare un futuro. Dare la possibilità di continuare in un certo modo. Magari attento a fare in modo di evitare che quello lì mi dia ancora una sberla. Ecco, magari giro un po' lontano quando vedo che... Però con libertà. Se no io divento schiavo del male che mi hanno fatto una volta qualcuno. E non è giusto che io sia schiavo. Pensate che c'è gente che vive una vita intera nel rancore, nel muro, nell'odio, che coltiva anche addirittura di fare del male. No, basta, finito, deve chiudersi. Dopo, pensate in casa, quando a un certo punto si litiga, poi si guarda un po' così, poi si guarda così, poi dopo si riprende e si torna insieme. Anche se magari il buco in testa o un dito nell'occhio ce l'ho ancora, però ecco, però basta, si va avanti. Ecco, perdonare le offese vuol dire questo, non vuol dire dimenticare, io non sono capace di perdonare, non è vero. Tutti sono capaci di perdonare. Nessuno deve dimenticare, chiaramente. Quindi perdonare non vuol dire dimenticare, vuol dire tutto questo cammino e dare un futuro, dare la possibilità di un cammino ancora dopo. E poi, ecco, naturalmente, poi diventa anche magari un futuro di riconciliazione. Può essere che dopo si ritorni davvero in amicizia. Non soltanto ci si rispetti e ci si sopporti, ma magari che si costruisca anche qualcosa. Ma il perdono è questo. Non è dimenticare, non è far finta di niente. Non si deve far finta di niente, se no non si perdona. Perdonare vuol dire ricevere del dolore, della sofferenza. Tant'è vero che Gesù, quando va dai suoi discepoli, fa vedere i segni della passione e dice adesso andate e perdonate. Non li ha cancellati i segni della passione, li ha tenuti, ma su quelli Gesù ha perdonato. E poi soprattutto qualcuno dice, sì, io perdonerei, però se ci fosse un pentimento, pensate al figlio il prodigo, il pentimento è arrivato dopo che lui si è ricordato che il padre gli voleva bene. Il pentimento non è la moneta per ottenere il perdono, ma è il frutto di un amore che mi è stato dato gratuitamente. Se io perdono un altro e gli voglio bene, quello si pente. Ma io non perdono solo se quello si pente. Io perdono, superdono, il perdono è un dono per, mi perdono. Ecco, io perdono e allora l'altro dice, cavoli, se mi vuol bene così, allora mi pento di avergli fatto del male. Seconda e ultima cosa, l'altra P, è la preghiera. In questa quaresima, io, ecco, vi ho preparato un po' i progetti e le proposte della quaresima, ce ne sono di tutti i colori, li trovate sul foglietto che dopo distribuiremo, ma ce n'è una soprattutto che io vorrei che prendeste in considerazione seriamente. Allora, mi capita anche a voi di andare sul metro, per esempio, e di vedere di 80 persone in una vettura, 70 hanno in mano il cellulare, 4-5 hanno in mano un libro e gli altri stanno, 2-3 stanno dormendo. Ecco. 80 persone, ognuno per i fatti suoi. Quelli col cellulare poi, se tu guardi, stanno facendo crin crus crash, cross cris, quelle robe lì, no? Ecco, tutte le battaglie, gente che però sta tirando giù le angurie, sta tagliando a fette le pere, vabbè, insomma. Ecco, e poi però c'è la faccia seria.
Quegli altri invece stanno mandando messaggini, magari anche stupidi, con cose strane, gli altri stanno sentendo qualcosa, tutti ci hanno in mano qualcosa. Sono tutti connessi. Va bene. Io dico, ma scusate un po', il cellulare deve servire solo per quello. C'è gente che quando vengono a confessarci, lei prega, no guardi, non c'ho mai tempo. Com'è non c'ha mai tempo? Fa i giorni interi sul metro, no? Ecco, e non c'ha mai tempo. Io ai miei tempi, quando andavo a lavorare, tenevo la mano in tasca, c'avevo dentro il rosarietto e dicevo il rosario, no? Tanto che andavo a lavorare. Adesso dice, sì, io ho scaricato l'applicazione Breviary e io leggo il breviario. Sì, va bene, ma non c'è il caso di cellulare, puoi portare dietro il breviario, ecco, il libretto delle ore, te lo leggi sul libretto, no? Una volta dicevano, quando vai in giro, di sempre qualche bella giaculatoria. Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe, siete la salvezza, e uno diceva, così pregava. Qualcun altro diceva, perché quando non preghi, stai lì tranquillo, prendi un quadernetto e cominci a scrivere le tue preghiere. Caro Gesù, oggi è stata una bella giornata. La maestra mi ha interrogato, pure il capo ufficio mi ha dato l'aumento. Va bene, ecco, pure non mi hanno ancora licenziato. Vabbè. Ecco, caro Gesù, grazie. Una volta si usava un quaderno. Tant'è vero che Santa Teresina, per esempio, la sua superiore, ha detto scrivi tutte queste cose sul tuo diario. È venuto fuori il diario di un'anima, che è una preghiera meravigliosa, delle cose bellissime che ha scritto questa Santa Teresina a Gesù. Allora io dico, ma non puoi connetterti con Gesù, con il tuo cellulare, e scrivergli un messaggio? Ma perché non condividi con Gesù anche quello che condividi con i tuoi amici? Mi hanno detto, ha visto questi giorni che alba che c'è a Milano? Eh sì, ecco, allora foto, clic, e poi dico, la mando ai miei amici che stanno in Brianza, dice, anche qui a Milano ci abbiamo le albe, no? Perché non la mando anche a Gesù? E dice, come faccio? Qual è il cellulare? Semplice, 331 28 42 042. E cos'è? È il ciel del ciel, il cellulare del cielo. Tu gli mandi messaggino, pensa che magari fra 10 anni, guardando sulla storia del tuo cellulare, cliccando su ciel del ciel, tu hai lì un diario dell'anima. Pensate che bello. La mia mamma, quando è morta, io ho raccolto tutte le sue cose, e ci aveva tutte le agendine, quelle piccoline, e perché lei tutti gli anni mi diceva, se vuoi farmi un regalo a Natale, dammi un'agendina. E cosa gli serviva? Le ho aperte tutte e c'era su, oggi c'è il sole, grazie Signore, oggi sono andata a confessarmi, che bello, oggi sono andata col mio Mario, che sarei io, ecco, a trovare una famiglia. Che belle cose, grazie Signore. Semplice, diario di un'anima. Perché allora non prendo il cellulare la mattina quando inserisco il PIN? Metto anche, subito, zac, chiamata. Ciao Gesù, che bella giornata, aiutami. E poi continuo con i miei amici a fare crin, crush, crish, crash, crosh, tutte quelle cose lì, va bene. Però, una preghiera. Dove finiscono queste preghiere? Finiscono in un cellulare che ho in casa mia. Io le leggo, non è che mi sento Gesù, però le leggo. Se volete posso anche rispondere, dire qualche cosa, però mi scrivete rispondi. Oppure dico ricevuto, perché mi dice ma poi la riceverà Gesù. Gesù comunque, anche se io non rispondo, le riceve perché le legge. Gesù è sempre connesso. Allora proviamo, se no, certo, uno dice, no, io vado sul tradizionale, prendo la biro e comincio a scrivere su un quaderno. Benissimo. Ah, non è che ci pagano per i messaggi, Anzi, devo pagare io l'abbonamento. Però proviamo un po' a pensarci. Il cellulare
può servire anche per parlare con Gesù e dire a Gesù, condividere con Lui. E io in questi giorni ho già ricevuto una quarantina di preghiere, alcune sono proprio molto, 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 molto belle, semplici, bellissime. E poi quando la leggo, e non posso non dire, adesso Signore ti prego per questo qui, che non so neanche chi è magari, però ti prego perché, dai, dagli retta, aiutalo, va che belle cose che sta facendo. E non ditemi, come ha detto qualcuno, già fatto. Come già fatto? Ne ha mandato una. Già fatto vuol dire magari tutti i giorni, magari una volta alla settimana. Non è che già fatto, basta, il Padre Eterno l'ho sistemato. Gesù è sempre connesso. Basta. Nel senso di perdono e preghiera. Ecco, ora è il tempo propizio.